SEO e contenuti, sette cose da non fare. Ho fatto una lista perché ne ho viste tantissime in questo periodo e volevo condividerla con voi. La prima ve la mostro subito e non spezzare gli articoli in questo modo. Questo è un articolo della Gazzetta, eccolo qua, lo ricarico, guardate, perché è importante, a parte che è lento, vabbè, sono io che ho la connessione, forse lenta, ma ne dubito. Però al di là di questo, guardate quante volte già si ricarica, mi si apre questo, mi sposta giù, vado qui e c'è la pubblicità, l'articolo finisce, tutto pieno di robe. Allora faccio scheda 1 di 4, scheda 2 di 4, uguale, stessa cosa, vado giù per leggerlo, inizio a leggere, ah no, mi ha spostato perché si è aperto la TV, leggo queste 3 righe, 6 righe, ok. Allora, questa cosa qua è una cosa assolutamente da non fare, è una pratica che viene da un mondo che non c'entra niente, secondo me, con internet, è un mondo sbagliato, non c'entra niente con la SEO, c'entra con le pagine viste. Ma le pagine viste, per quanto pagine viste è un termine di internet, non c'entrano niente col modello di internet. Il modello che vuole far fare più visualizzazioni per ottenere e vendere più banner non c'entra niente con la SEO, non c'entra niente con internet, perché una persona che legge lo stesso articolo, l'articolo è spezzato in sette pagine e guarda sette volte quel banner, se vogliamo dircela tutta, è la stessa persona e ha lo stesso valore di una persona che si legge lo stesso articolo e si vede un banner alla fine e un banner all'inizio. Non è che se lo vede più volte cliccando quelle 3 righe che è frustrante, anzi è peggio. Questo è un mondo vecchio, è un mondo che va a puntare al risultato immediato, perché se hai il risultato immediato, poi voi non potete farlo, la Gazzetta se lo può permettere ovviamente. Ma ha un risultato immediato, ma il lungo periodo, che è il grosso che i giornali non stanno vedendo, sarà deleterio. Tutto quello che stanno facendo di questo tipo qua è deleterio nel lungo periodo. La seconda cosa è la lunghezza dei contenuti. In molti danno una lunghezza standard dei contenuti. Chi è iscritto a Telegram ha ricevuto l'articolo, ve lo metto anche in descrizione. Ho fatto un articolo dove parlo proprio della lunghezza del contenuto. Non va data una lunghezza del contenuto, non esiste che per la SEO ci sono gli articoli da 300 parole, non esiste una lunghezza del contenuto, è una bufala colossale, non ha un senso logico, viene da un altro tipo di mondo, la carta stampata, che non c'entra niente con internet. La terza cosa da non fare è la ripetizione delle frasi con combinazioni di parole diverse. Siccome la fa qualcuno, allora le persone iniziano a fare. Questa terza cosa di sette da non fare è assolutamente da evitare, perché entrate in un ciclo di cose che la maggior parte delle persone non sono esperte per fare una roba del genere e fanno danni. Anche quelli che sono bravi pensano di poterlo fare, perché una volta che hai un determinato brand ti puoi permettere di fare determinate cose. Però poi hai questo errore di conferma che pensi che tutto quello che fai è positivo, ma tu hai un risultato positivo perché hai creato un grande brand. La ripetizione delle frasi furbette con cambiando le parole non funziona, non è una cosa assolutamente SEO. La quarta cosa su sette da non fare è inserire in fondo le informazioni. Lo fa quello, lo fa quell'altro, ma non funziona così. Non è che io vado a vedere quello che fanno gli altri e quella è la cosa, proprio uno specchietto per le allodole. Quando si vede un progetto vincente, un occhio inesperto va a vedere le cose più incredibili, dice, ah, è in prima posizione per questo. Ma no, l'informazione in fondo è deleteria. Se infatti tutti i siti che mostrano le informazioni in fondo, Google a un certo punto si è reso conto che gli utenti perdevano un sacco di tempo e le prende e le mette direttamente nei risultati di ricerca. Semplice. Poi ci lamentiamo, Google mette, cioè sì, facciamo dei siti che non sono dei siti decenti, la persona non trova le informazioni, quelle che cerca Google le mostra. L'informazione in fondo è una furbata di quelle che vanno a prendere i risultati nel breve periodo, ma nel lungo non ne otterranno, perché sfido io una persona a leggere 4 volte la stessa fonte che mette sempre le informazioni in basso. Non ha alcun tipo di senso, non c'entra niente con tutta quella parte in cui si dice guardate che ci sono delle persone che leggono i contenuti, non è che è un robot. La quinta cosa da non fare su sette, che non si dovrebbe fare, è interrompere l'utente nella lettura. Qualsiasi sia, che siano più pagine, che sia la TV, che sia qualsiasi altra cosa, l'utente non va interrotto. Se una persona sta leggendo, deve leggere, non interrompetelo perché dovete fare più soldi con l'advertising. Non si interrompe. Il main content, che è il contenuto principale, e in quel caso di un blog è un articolo, non va interrotto con niente.
Poi la sesta cosa è andare a caccia di parole da infilare per aumentare la rilevanza di qualsiasi cosa, ovvero una volta che avete scritto un contenuto, voi andate a caccia di frasi da inserire. Questa attività qui è un'attività che non dico che è da non fare, ma è da veri esperti di scrittura dei contenuti, veri esperti di conoscenza degli utenti e veri dei bisogni e veri esperti degli strumenti che vanno a capire esattamente quali sono i contenuti che mancano, i contenuti che si dovrebbero approfondire, eccetera, eccetera. Non è una caccia semplice alla parola, ma è una caccia a qualcosa di molto più importante, che è per esempio un concetto mancante, qualcosa in più. Quando si va a stabilire quali sono le parole che ci mancano, per esempio, non sono le parole in sé che a noi interessano, è ovvio questo, non è la battaglia navale o le parole crociate, è il concetto che manca. Quindi dici, ah cavolo, l'utente ha anche questo bisogno, allora forse devo aggiungere qualcosa, allora forse devo aggiungere una pagina in più. La settima e ultima cosa da non fare è non avere link per paura di perdere il proprio pubblico. Nella sezione contenuti i link sono importantissimi. Voi non potete dire, ah, io non metto il link così, se non metto il link l'utente non va. No. Siamo nel 2019, l'utente va dove cavolo vuole, a parte che non è il vostro utente, non è il mio utente, gli utenti non sono di nessuno, le persone non sono di nessuno. Quindi mettere un link valido, sia valido, è ovvio che se avete una pagina dove state vendendo un telefonino, non è che mettete un link al concorrente, il link magari in quel caso lì serve ad altre vostre cose, ma se avete scritto un articolo, i link sono una fonte importantissima. Quindi addirittura se voi linkate le 3-4 cose più importanti per il vostro articolo, è un bene, perché l'utente vi riconosce un'autorevolezza nel citare le fonti che poi a lui servono. E quindi Wikipedia, l'esempio, la fonte delle fonti, è utilissima proprio perché linka un sacco. Pensate voi, no? Concetto al contrario. Va bene, ho concluso con questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate o se volete approfondire qualche argomento relativo alla SEO e ai contenuti. Non so se domani ci sarà un altro video, spero che abbiate attivato la campanella o che siete iscritti al canale di Telegram. Ci vediamo al prossimo video.